Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Roberto Cristofoli. Ciao Roberto. Buongiorno. Ciao. E bene, come al solito facciamo qualche domanda perché non tutti ti conoscono, ecco, sicuramente. Immagino. Roberto, una breve presentazione di te, intanto di l'età, di dove sei e da quanto è che fai questo sport, da quanto l'hai fatto, insomma. Allora, Roberto Cristofoli, 34 anni, vengo da Araldon, che è una piccola frazione del comune di San Giovanni Lupatoto. Sì. Ho iniziato nel 2001, quindi avevo 11 anni. Ah, non eri tanto... No, non ero tanto giovane. Ah, sei partito dopo. E ho continuato, diciamo, a correre elite fino a circa il 2019. Ok, da dove nasce questa passione per questo sport? Tra l'altro Gianni mi ricordava che eri un calciatore, eri molto ambito come calciatore, anche ti volevano di là, ma... Io, essendo provenendo da un paesino piccolo, una frazione, sì, praticamente esisteva solo il calcio, sì, o qualcuno giocava a basket, ma erano pochi, e già dovevano andare più su San Giovanni, okay, rispetto al paese. Quindi tutti i miei amici giocavano a calcio, io giocavo a calcio come loro. Però non era il mio sport, nel senso non era la mia vera passione, non guardavo mai le partite allo stadio, non mi interessava andarci. Io ero già appassionato di bici, nel senso mi divertivo molto con la mia bici senza sapere minimamente cosa fosse il BMX. Sì. Però col tempo ho cominciato a sviluppare questa attrazione per salti, impennate, cose. Okay. Quindi la mia mountain bike, poverina, era macinata perché chiaramente non era fatta assolutamente per queste cose qua. Okay. E sì, finché alla fine delle elementari sostanzialmente, perché le prime lezioni le ho fatte durante gli esami, all'epoca c'erano gli esami delle elementari, dopo la quinta, e mi ricordo che io andavo lo stesso a far BMX. In realtà l'anno prima già avevo convinto i miei a farmi fare il centro estivo a San Giovanni e non a Araldon, solo perché c'era BMX, solo per quello. Non conoscevo nessuno, conoscevo tipo due persone, perché magari venivano a scuola loro dove andavo io, ma solo per quello. Ah, ok. Raccontaci un po' la tua storia, quindi dagli 11 anni fino ad arrivare agli elite, più che altro perché tanti non ti conoscono e aggiungo questa premessa. Manuel De Vecchi, perché ho chiesto informazioni io prima di questa intervista, Manuel De Vecchi, ma mi ha detto che venivi chiamato Mr. Manuel, quindi fammi un po' intanto da giovane, insomma, un excursus, appunto da San Giovanni hai cominciato. Sì, inizialmente un corso base, bici non mia, avevamo delle bici anni 80 nel container che c'è dietro la casetta, se c'è ancora il container. E, se non sbaglio, era già da subito Manuel, o quasi nei primi tempi era il mio allenatore Manuel, perché allenava all'epoca a San Giovanni, comunque lo è stato sicuramente, e dopo un po' mi hanno preso una bici, chiaramente una bici molto base, all'epoca non eravamo, diciamo, equipaggiati attrezzati come i giovani di oggi, io ero sicuramente molto appassionato. E anche quando finiva l'allenamento io facevo i compiti, perché è sempre stato un dovere, diciamo, con i miei genitori andare bene a scuola, diciamo. E niente, scendevo nello scivolo di cemento dei garage e continuavo a provare a fare in meno alle impennate, i bunny hop, a farmi percorsi in un parcheggio sostanzialmente di cemento, quindi ero molto motivato. E ho continuato a progredire abbastanza velocemente perché veramente, cioè, mi piaceva proprio. Sì, era la tua... E finché, appunto, mi viene da dire, sempre grazie a Manu, adesso che mi correggerà se mi sbaglio, ma si stava creando appunto questa realtà di cui ti hanno già parlato, il Team Post Free. Sì. Quindi stava riunendo lui, Gianluca Bonizzato, che era un altro ragazzo della squadra di San Giovanni molto forte, Carlo Gaule, che stava venendo ad allenarsi sempre di più lì a San Giovanni, e Manuel ovviamente. Manuel. Poi a volte comunque apparivano varie elite a San Giovanni negli allenamenti, e io ero stato un po' preso, diciamo, con quel gruppo lì, perché, diciamo, il più grande di me restava solo Gianluca, e anche più bravo nel gruppo di San Giovanni, e solo che chiaramente c'era un po' di conflitto di interessi, perché loro alla fine erano, diciamo, comunque organizzati assieme a Gianni con un ciclomania al negozio, e io ero di un'altra squadra, e alla fine loro stavano creando questa realtà e io ero di un'altra squadra, però non era corretto, quindi mi è stata un po' giustamente fatta pressione per tesserarmi con la squadra di Gianni. Certo. Cosa che io ho fatto nel 2004, quindi secondo anno esordiente,
Ah, okay. Ed è stato l'anno in cui a livello nazionale ho cominciato a vincere, in sostanza, certo. Circuito italiano. Allenatore lì sempre mano. No? Sì, dopo loro chiaramente erano appoggiati da un preparatore che penso te ne abbia parlato anche Manuel Scolari Damiano qua di Bussolengo. Sì, in pratica io ho cominciato a seguire anch'io quello che facevano loro. Non la palestra, perché io fino al primo anno junior non sono mai andato in palestra. Okay. Ho cominciato molto tardi. Però tutto il resto mi ha fatto crescere un sacco, infatti anche negli anni dopo, bene o male, in Italia, cioè gli italiani li ho vinti tutti, fino a junior, e sicuramente è stato un boost, una possibilità che non tutti hanno sicuramente da giovani, e un motivo di crescita importante, perché chiaramente inizialmente non li vedevo neanche, però mi sono pian piano avvicinato sempre di più, infatti mi ricordo che la prima gara nazionale che ho fatto da junior sono arrivato secondo assoluto dietro a Manuel come primo anno junior con gli Elite accorpati. Cavolo. E già qualche open delle ultime gare di autunnali da allievo, qualche open in cui magari non c'erano tutte gli Elite, avevo anche vinto. E dopodiché junior non è andato esattamente come da obiettivi, perché il primo anno junior è stato complicato, perché passaggio a gare internazionali anche di un altro tipo, la classe 89 erano molto forti. C'era dentro la Pra, Nick Long, diciamo tutta quella generazione lì, Phillips, tutta quella gente lì, e dopodiché nel passaggio tra junior 1 e junior 2 mi sono rotto la milza a dicembre, quindi preparazione per il secondo anno junior, che a volte toglie delle belle soddisfazioni e dà anche una motivazione per dopo, l'anno dopo, me lo sono un po' mangiato, anche perché anno olimpico, quindi tutto anticipato. In sostanza ho ricominciato, un mese dopo c'era l'italiano qua, e le ultime di europeo, il mondiale, ero così, sarò pesato 60 kg e dopo con il resto della stagione mi sono ripreso, infatti anche le ultime gare italiane a settembre, quelle classiche di fine anno, erano andate bene, e dopo da lì ho ricominciato, ho detto beh, andiamo avanti, facciamo elite, e il primo anno elite sono riuscito a vincere l'italiano, non il time trial, perché all'epoca c'era il time trial. Sì, a volte ma la gara ancora. E ero molto contento, perché al di là di Carlo, tipo quasi 6 anni prima nessuno batteva Manuel, cioè era veramente imbattibile, ma infatti anche negli anni dopo è rimasto sicuramente. Che avete 10 anni di differenza. Abbiamo 10 anni di differenza, sì, è rimasto sicuramente sempre valido finché non ha smesso. Ecco. Certo. E dopo, però a livello internazionale facevo molta fatica, era veramente un altro step. E gli anni dopo, sempre di crescita, 2011 è stata una bella svolta, perché nel frattempo era arrivato il tecnico francese Ludovic, e mi allenava lui come tanti altri. Però non mi trovavo benissimo e quell'anno lì, 2011, ho deciso di cambiare, e in pratica sono passato da sentirmi dire appunto dal tecnico ti stai rovinando la carriera, guarda che non ti seleziono più, finire l'europeo con delle semifinali, comunque molto in crescita, quindi ho fatto una scelta giusta. E mi ha lanciato un po' per il 2012, che secondo me è stata una delle annate più belle, perché appunto campionato italiano, ho vinto la gara di nuovo, perché Manuel nei time trial proprio non riuscivo a batterlo, mai riuscito, se non magari una linea in allenamento, ecco. Okay. E la gara l'ho vinta, decimo assoluto all'europeo se non sbaglio, 13-14, buone annate, sempre a livello italiano ho portato a casa dei titoli, soprattutto nel 2013. Mm-hmm. E 2015 è stata un'annata complicata, cominciava il vivo della qualificazione per Rio. Ho avuto 2-3 piccoli infortuni, non di quelli che ti fermi perché magari è un osso rotto, però magari quelle botte che mi ero anche rotto un paio di dita della mano, comunque mi allenavo, ma chiaramente senza essere al top, e quindi uno dietro l'altro, delle 2 settimane qua, 3 là, alla fine ti rovinano un po' la stagione. E niente, poi mi sono ripreso, 2016... discreta come annata, non bene come avrei voluto, ma comunque è stato anche il momento in cui c'è stata la qualifica di Rio, che non è andata a buon fine. Io nel frattempo avevo trovato una squadra francese, perché negli anni, diciamo, in cui Manuel ha smesso, vincevo parecchie gare in Italia,
e Romain Ricardi, che era l'altro ragazzo, diciamo, di livello più alto che avevamo, essendo francese, lui viveva in Francia, si allenava là, correva certo. là, quindi non lo vedevamo quasi mai, no? Per cercare il confronto, appunto, ho cercato una squadra francese per poter fare la Coppa di Francia anch'io, perché passavamo da 10 elite a 100 e di livello anche superiore. Certo. Stavo dicendo nel 2016, è nata male la qualifica, ero già rimasto fuori dalle ultime selezioni già prima, perché appunto non, il tecnico non credeva in me, questo tecnico francese sicuramente non ci ha quasi mai creduto in sostanza. E, ho onorato la fine di stagione del mio contratto per le Coppe di Francia, però dal giorno dopo dell'ultima Coppa di Francia io ho cominciato a lavorare a tempo pieno, perché avevo deciso che volevo uno stimolo, che volevo un po' distrarmi, volevo stimoli diversi e volevo anche, cominciavo ad avere 26 anni, volevo essere più autosufficiente. Ho continuato, in sostanza lì è quando fondamentalmente ho smesso di allenarmi come un professionista. Io ho continuato ad allenare in parallelo. Per il 2017 facevo più che altro quello, però molto, praticamente tutti i giorni, ed è stata forse l'annata più bella, perché in Coppa di Francia sono arrivato ottavo assoluto con varie finali nell'anno, e c'erano tutti i francesi perché era l'anno post olimpico, quindi non c'era nessuno che si teneva per gare più importanti, tutti praticamente. Sì. Fino al 2017, opportunità lavorativa, la vita eccetera, hanno fatto sì che io mi trasferissi in Francia, però a Saint-Étienne, non dove c'avevo la squadra. Perché lavoravo da Pro Bike Shop, il sito internet. Sì, sì. Sono rimasto nella squadra, però anche lì adesso ero tornato a tutti gli effetti su un lavoro a tempo pieno, 40 ore, quindi diventava complicato. Infatti nel 2018 ho fatto così. Certo. Sono tirato un po' su, tanto da poter, diciamo, finire in bellezza, tra virgolette, perché non ho né vinto l'italiano né niente, però qualche semifinale in Coppa di Francia, qualche bella gara l'ho fatta. Ero stato convocato per l'europeo assoluto in Lettonia, poi lì vabbè, nel frattempo era cambiato il tecnico, ecco, sapevo che non sarebbe stato tanto fattibile per Tokyo, e infatti dopo lì Covid e tutto, forse è stata la scelta giusta, perché avrei fatto fatica a tenere altri 2 anni, e comunque bisogna avere il livello anche, in quel momento lì sicuramente non era la mia portata. Certo. E dopo c'è stata un po' una pausa, diciamo. Infatti. Cavoli, uno come Manuel, che hai detto tu che era difficile da battere, è una leggenda, tra virgolette, del coso italiano, ha detto di te che tu eri Mr. Manuel, eri quello che proprio, cioè proprio gli dava fastidio che tu eri così bravo a fare i Manuel, mi ha detto così. In più il Caffo a San Giovanni ti ha chiamato il maestro. Cioè, come hai fatto secondo te a diventare così bravo? Cioè, hai avuto gli allenatori giusti o è tu che, come hai detto prima, ho continuato a provare, a riprovare, a fare, eccetera? Sicuramente negli anni, come ti dicevo, da subito, perché non ero piccolissimo, quindi avevo già la forza necessaria per imparare dei gesti di quel tipo lì, e ero molto appassionato e continuavo a provare, quello è provare, senza provare, ombra di dubbio. Dopodiché c'è anche un po'... una cosa che, se vogliamo, mi ha sempre affascinato nella BMX e in altri sport, tutta questa parte che sia di equilibrio o comunque di sviluppare delle doti tecniche un po' particolari, ecco, non necessariamente anche nel tempo libero, da più grande mi divertivo anche con la BMX da freestyle, a girare un po' anche con quella, a fare i salti da dirt, comunque ad ampliare sempre il bagaglio tecnico. Anche, ho capito. Quindi, sicuramente la voglia di imparare non mi mancava, non mi sono mai sentito arrivato in nulla, ma nella vita in generale, perché sono comunque abbastanza, mi reputo abbastanza uno con i piedi a terra. Ecco. Poi avevo da un lato appunto Manuel e comunque gli altri ragazzi che erano i più forti che c'erano all'epoca, che i Manuel, quelli efficaci, quelli rapidi, anticipo Manuel, wheeling, tutte quelle variazioni che ci possono essere, li sapevano fare molto bene, quindi c'era quella parte lì. Però ecco, io mi divertivo nei riscaldamenti, a fine allenamento, o magari aggiungere, a collegarne due, finché è diventata una cosa che nel tempo ho padroneggiato abbastanza bene, se vogliamo. Qualche occasione in cui c'è una pista che permette di fare un passaggio complesso per prendere più velocità o perderne meno, è sempre stato un aspetto del BMX che mi ha affascinato sempre e che tuttora mi ispira, ecco. Certo. Quando vedo adesso le piste da supercross con sempre più manual rispetto a quando correvo io, che praticamente tutte c'era proprio il vuoto dentro, c'era la terra così girata da campo molle che non potevi andare dentro,
un po' dico, cavolo, mi piacerebbe correre adesso, magari col primo salto meno, all'anticipo meno, quelle cose lì, sarebbe sicuramente, mi sarei divertito, forse anche di più, non so. Certo. Sarebbe stato qualcosa di interessante. Certo. L'avversario più ostico con cui sei andato, cioè, che ti viene in mente, che dici, immagino Manuel, però non so se ce ne siano altri, che l'hai già citato più volte. Negli anni, diciamo, elite, sì, perché comunque... Era quello da prendere, diciamo. Come dicevo, gli anni prima... Tranne da giovane, c'era un ragazzo di Vicenza che vinceva sempre, Filippo De Tomasi si chiama, che però ha smesso dopo, verso allievo ha smesso, e lui vinceva sempre e io, come dicevo prima, il secondo anno esordiente è quello in cui ho cominciato a piazzarmi, a vincere, ma fino a quel momento lì non lo batteva nessuno, ecco, quindi anche per me chiaramente era l'avversario top. E dopo, negli anni alterni c'erano comunque... vari rider validi della mia età, un anno su due c'era Jack Fantoni, cioè nel senso Fantoni, c'era da stare su quelle orecchie. Ecco. Siete lì come età? Ha un anno meno lui. Un anno meno, vedi. E dopo da Elite sicuramente per un po' di anni Emanuele era l'obiettivo e il rivale, e anche se era compagno di allenamento per molti anni, però quello è stata una bella cosa sicuramente. E dopo col tempo sono arrivati, Jack comunque andava forte, Furlan, il Virdis che ti hanno già nominato, sì. Mattia Bonini, poi Nicolò Bonini, cioè nel senso sono non è mai finita, non è mai finita. Un momento difficile che hai avuto in carriera e soprattutto come l'hai superato? Allora, cioè, dove hai detto, cavoli, qua è dura? Vabbè, sicuramente l'infortunio della milza è stata dura, perché all'inizio un po' prognosi un po' sbagliata, potevo restarci perché ho fatto una grossa emorragia, non se ne ho resi conto, bla bla bla. Però forse ero troppo giovane per rendermene conto, appena ho potuto ho ricominciato, ho dimenticato tutto, non ho avuto mai paura di rifarmi male, eccetera. No, come ti raccontavo prima, 2015-2016, la non qualifica di Rio, chiamiamola così, non solo mia ma proprio dell'Italia, e lì mi ha un po' proprio aperto gli occhi, nel senso che io non voglio demotivare nessuno, perché adesso i tempi sono cambiati, certo. All'epoca si faceva molto fatica a pensare di vivere di BMX. Oddio, è difficile anche adesso, cioè in Italia, soprattutto. Sì, resta difficile, però comunque sono un po' fuori, non conosco le dinamiche all'interno della nazionale, vedo Marco Radaelli con le casacche dell'esercito. Mi fa piacere. Quello è quello che noi avevamo provato per anni. Lo so. Ci sono stati degli anni in cui, un po' grazie alla federazione, con degli aiuti, un po' allenando, un po' con le squadre, che concretamente posso dire di aver fatto il professionista veramente. Pur occupando i pomeriggi in pista, però vabbè. Però lì è stato quando mi sono detto, alla fine, appunto, 26 anni, voglio prendere un po' più in mano le cose, se non è BMX sarà qualcos'altro, prima che mi andassi in odio. Okay. Perché comunque era già la seconda qualifica mancata per le Olimpiadi, era plausibile che uno si stufasse e basta. Certo. E quindi appunto mi sono trovato il nuovo stimolo che dicevo prima, il lavoro in realtà era più un occuparmi fisicamente e mentalmente, e però come ti dicevo prima mi ha sbloccato un po' mentalmente e ho fatto ad esempio l'anno dopo una delle mie migliori stagioni da meno in forma, cioè sicuramente anche in Italia le prendevo delle gare perché fisicamente non valevo quello che volevo prima, perché non mi allenavo o non come prima. Però mi ha dato quella libertà, quel no stress, diciamo, che mi ha permesso, primo, di non smettere subito, di riuscire anche dopo, negli anni dopo, avere la lucidità di dire sì, ok, non riesco più, sto lavorando, lavoro a tempo pieno, non posso più pensare di vincere le gare, di andare bene all'estero, cioè gli altri fanno solo che quello. Sì, nel senso, l'ho fatto anch'io. Rio, giusto? Da lì in poi, infatti anche come ti raccontavo, 2019, non ho vinto nulla, però per me era una vittoria il fatto di essermi un po' ripreparato da solo, mi ero fatto il programma io tutto, palestra, bici, quello che era, certo. Essere un po' tornato un po' più su è comunque stato quello di, diciamo, di spostare un po' gli stimoli, di cambiare, di darsi uno stimolo diverso. Ecco. Certo. E per un rider più giovane potrebbe essere una cosa da fare in maniera chiaramente un po' meno drastica, nel senso, io mi sono proprio allontanato dalle gare per un insieme di cose, che partiva dal tempo che potevo dedicare
e dal fatto che io avevo corso elite tutta una vita, io volevo continuare a fare elite. Adesso che sono passati 10 anni, 8 anni, quello che è, ho fatto una gara master, sì. Però chi mi sta attorno lo sa che non mi alleno, nel senso che giro in pista, giracchio così quando alleno la sera, però nel senso perché comunque l'amore dello sport è rimasto, nel senso le gare le guardo, mi appassionano ancora, non ho nessun tipo di rancore contro nessuno e neanche contro lo sport, mm-hmm. anche se ci sono stati magari torti, le cose, le rivalità, quella è parte dello sport, certo. Però forse è stata un po' la svolta, più ambito vita, ecco, che sport e basta, nel senso okay. Un attimo il fare il passo indietro a volte aiuta dopo a fare due in avanti, anche se di solito certo. Viene detto al contrario. Sì. Ecco. Un consiglio ad un giovane rider, perché questo è un canale che insomma vedono soprattutto i ragazzini, Elia eccetera, ci fermano, ci dicono, un consiglio per diventare un professionista, diventare forte, oppure girando la domanda al tuo io, se potessi vedere il tuo io più giovane, cosa gli diresti? Allora, delle cose che ho fatto anch'io, quindi il mio io più giovane, le rifarei, cioè avere l'opportunità, come dicevo prima, di allenarmi come un gruppo, come quello che aveva creato Gianni all'epoca, è da cercare. Okay. Guardare sempre oltre, anche quando si vince l'italiano, guardare all'internazionale, guardare a quello più grande. Mai pensare neanche per un istante di essere arrivati, perché non si arriva mai. E l'importanza anche del gruppo, perché come dicevo io ho avuto questa opportunità di essere dentro un gruppo, il gruppo dei più forti che c'era in quel momento lì in Italia. Quindi che siano più forti, meno forti, un pelo di più, un pelo di meno. Ho avuto questo problema anch'io a volte, l'ho visto in altri ragazzi. Adesso ci sono molti più preparatori, molti più programmi strutturati, che è un bene. Però non bisogna mai che diventi il primo livello più alto, diciamo, della nostra preparazione. Questo è un ausilio, però il fondamentale del BMX è andare in bici e anche con gli altri, perché non si corre da soli. E ultima cosa, Roberto, che diciamo a tutti, hai un nome, una prossima intervista che io e Elia, che tra l'altro vi saluta, ma lui è a casa a fare i compiti con il suo amico, e insomma una prossima intervista da chi andiamo, un altro del passato, di adesso, insomma, da chi possiamo andare allora, a intervistare? Allora, ringraziando ancora Andrea per la nomination, intanto, perché Andrea, sì. Grandissimo Andrea. E te l'hanno già nominata questa persona, infatti io temevo anche che mi soffiassero la nomination quando mi hai chiesto, nel frattempo è uscita questa intervista, ho detto ecco. E ne abbiamo parlato anche insieme con Gianni quando ci siamo visti a San Giovanni la prima volta, ci siamo conosciuti capito, te. Sì. E io vorrei che parlassi con Carlo Gaule, se lui grande, ha voglia di sì, parlare. Sì, ha già voglia perché mi ha già detto di sì, gliel'ho già detto. Perché comunque è un grande e si è stati compagni di squadra per anni, che si è dovuto allontanare per anni di salute. Me l'ha raccontato Gianni, sì. E bravo Butel, come bravo si dice alle altre parti, visto, e quindi avrei piacere che tu andassi a parlarci. Bene, sarà fatto. Va bene, grazie ancora. Dimenticavo. Aspetta. A Carlo, chiedi la storia del Petenin, per del favore. Del Petenin, madonna, certo che gliela chiedo. Perfetto, preparati Carlo. Va bene, grazie ancora Roberto e speriamo di vederti in pista, alle gare, allenarsi e tutto quanto. Grazie a te. Va bene, grazie. Grazie, ciao.